Allora, ragazzi, come va questa? Baci. Bene. Ormai arrivano i box di Fallout. No, no, quelli sono incredibili, nanni! È il punk! Va bene, tutto a posto. Ma più che altro... Ma allora, io spero che no... Ciao, Giorgio! Hola, 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 hola! Per forza! Anche perché online diciamo che lavoricchiavo, ok, per arrotondare creavo siti web a negozi, aziende, quindi diciamo che ok, era quello che creava i siti web nel paesino. Sai, ti so, il mio bimbo mi ha detto che qualcuno ordina la carne anche su questi marketplace, Facebook. Ma te mi ha detto il mio nipote che fa i siti, no? Te mi puoi vendere la carne nel computer? Sì, sì, posso farglielo effettivamente. Ma quanti soldi vuoi? Perché io ti posso dare 3 bracciole, eh? Di più posso darti, questi 3 piccoli io me ne intendo. No, vabbè, ma va bene anche 3 bracciole, signore. Ah, ecco perché io diventi in garbuglio, ne voglio, eh? Ah! Parlano così gli anziani, però era per farvi capire. L'online è sempre... Io sono un furry. Penso di essere un mezzo animale, mezzo uomo. Mezzo uomo e mezzo animale. Ma non si rompe la bottiglia! Ma che bevo il vetro! Dove sta? Dove sta? Dove sta? Mamma la cazzo! Arriva, quando arriva arriva. Sono 27 mesi di splendidi insulti mattutini. Lo vedi che sono meritati? Cato in testa qua. Ah, come stai? Guarda. Ah, è di... Oh, prendi la mia verga. E ridammela, grazie. Oh, beh, bravi. Mi faccio male, ci sono le spine. Oh. Doloroso. In Emilia Romagna? Sì, in Emilia Romagna funziona tutto. Siete bravi, siete belli. Wow! Che forti gli emiliani! Woo! I più forti, precisi, per forza! Si va a letto! Sì, pure Federica mi diceva, ma io a Parma per me prendevo tutto quanto, ero tutto preciso a Parma, mi davano tutto, le medicine, pagavo poco, era tutto rimborzato. Sì, a Parma, siete dei fenomeni in Emilia Romagna, bravi, che cazzo vi devo dire? A Roma siamo dei deficienti, in Lazio. Sì, grazie. Chi è Valerio? Stemma. È Valeria, mia mamma. Ah, per non c'è la V sopra. No, anni, veramente. Non ho capito ancora. Mi fa schifo. Mi fa schifo pensare che al posto di Spider-Man sia arrivato un esattore delle tasse a prendere, a togliere i soldi dal portafoglio. Non ha tolto, non ha tolto i soldi a nessuno. È il mio supereroe, è il mio supereroe. Non ha tolto. E invece l'IVA aumenta per dal 5 al 22. Non ha tolto soldi a nessuno. Terribile. Terribile. E aggiungo l'ultima cosa perché poi è una chiamata importante. Dario Moccia ha strabordato di piscio l'anfora dell'avidità. Perché non solo ha rubato i soldi,
Non ha rubato. Ha fatto finta la nuova Ferragnaz. Non ha fatto così. Ma in secondo luogo ha insultato, ha preso per il culo la ragione della mia vita. La ragione della tua vita non è quella di spegnerti lentamente nel tuo antro? No, è la vica. Perché non si deve azzardare mai a prendere in giro una ragazza tanto bella e posata come la vica, che lei non si ricordava di Ciro, non è che non sapeva di Oda. Lei non sapeva il Ciro, ha detto... sono un po' pacca! E tutti noi fan a piangere che l'ha messa sotto tortura! Non l'ha messa! L'ha messa sotto tortura la vica! Non l'ha messa, non l'ha messa così in difficoltà Dario alla vica. Penso che più che altro la situazione sia degenerata nei commenti, ma non era così messa in difficoltà. Cioè, mi sembra una reazione esagerata pure... Un popolo vota... Ha sempre ragione. Ora dov'è il pane? Datemelo! Il prosciutto ci mette! È mio tutto il pane del mondo, deve essere mio! Datemi che le spilatini, l'ho aperto il culo! No, dicevo di lui, ragazzi, ovviamente, però... Mostrami immagine di un tifoso della Lazio. No, aspetta, queste però sono... aspetta, no. Genera un tifoso della Lazio... felice. Spero non sia il braccio quello. Ma mi ha fatto un cazzo. Cosa gli devo dire? Blue Lock. Mamma mia, Junior Arena, che schifo. Il peggior gioco di arte mai concepito sulla faccia della terra. La peggiore estetica mai concepita dall'umana stirpe. Che possono... Grande, beh. Nerd, usa l'accendino, usa l'accendino. Morte tutte! Merde! Oppure no, ma rispetto, portate perché... questo è quanto. Sarà un codice univo che ti danno per prendere i file, ma non c'è niente. Allora, uno ha scritto, di solito la password è data dalla data prima della sborrata nel... Che community di ritardati. Lo fate la quarta perché sarà sempre no. E quelli di Rai 3 li detesto. E quindi no, report su Rai 3 lo detesto perché è un giornalismo fazioso. Quindi bisogna dire le cose in modo diplomatico. Quando c'era la Gabanelli non ti piaceva? Allora, il discorso è che... Il costume da Angie sì, è un po' rovinato, ma non dovrebbe essere un problema. Love forever, idione. Se il costume si piega e mi scopro una tetta per sbaglio... No! No, aspetta! No, come faccio? No! Ma perché siamo passati da snu snu a questa che si scopre una tetta per sbaglio? Come... Ma che tipo di... Non so perché sei così. Pippo, mi piace la pipì. In viaggio con Pippo, tu ora è qui con me. Pippo, sai quello che mi va? Pippo, non so perché mi rispondi così. Pippo, non mi ami più come un tempo. Pippo, perché non mi guardi più quando facciamo l'amore? Pippo. Ma che cazzo, io non voglio nessun diritto. Parla addosso a me. Non fare i vezzi. Dici pallo. No, pallo. Niente, no, non va. Vabbè, questa è onomatopea del lamento, chiamiamola così. E senti, Badre.
Dio, come ne sono stato ammazzato di botte! Oddio. Look at that. All suggestions are in, and we're gonna mix them up. Then we will pick one each round, which you will be able to draw from memory. Is everything clear? Vuoi faccio sapere chi sia Vegapunk? Bro, la storia di One Piece è talmente schifosa e imbarazzante che dopo aver visto un episodio mentre giocavo a Marvel Snap, perché ero a casa di Luigi, che durava 20 minuti, random, capisci tutto quello che è successo prima. Ricordiamo episodio dove passano 15 dei 20 minuti totali dell'episodio a provare a mangiare un hamburger da una macchinetta che produce hamburger e rendersi conto dopo 20 minuti che è tutta un'olografia. Con inquadrature e faccine e loro che corrono verso l'hamburger. Bello. Divertente. Mi avarissimo. Grazie Procio. Procio con la P, eh. Ah, è quella per la cosa. Gendolin non esiste. Porco oido. Motivazioni non ce ne sono. I soldi possono comprare la felicità? Sì, e non riesco a capire tutt'oggi come fanno quelli che guadagnano 1200 euro al mese, come me anni fa. Come facciano a pensare di vivere una vita felice? Pooh! Dopo che vanno... Bellissimo, è un grande veramente, però soluzioni ancora non ne ho viste. Non ho capito ancora cosa fa lui però, questo è importante. Sul guadagno online. Ah, eccoci! Get the water! Tacci tua! Eccetera. Spiego didascalico, spiego per Pierchicco. Che vuol dire didascalico, Pierchicco? È una cosa che scrivi. Non si sente, Pierchicco? No, credo di sì. Ah, si sente. Ecco, Pierchicco bocciato, cioè dovete studiare l'italiano. Faccio un appello ai ragazzi che guardano questo programma, studiate la lingua italiana. Oh, bravissimo, oh. Perfetto. Studiate la lingua italiana. Bellissimo messaggio. Ovviamente studio solamente la gemologia. No, tu non studi niente. Perché apro Reddit e siccome Reddit va in automatico, parte un video in automatico. Che cos'era? Oddio, oddio, c'è una novità su Luis e Fedez. Me la metto nel culo. Ragazzi, avete rotto i coglioni. Madonna santa. Madonna, incredibile. Il ritardo che c'è a giro ultimamente è una cosa assurda, ragazzi. Assurda. Taglio, ragazzi. Qualcuno di voi pensa che io sia stupido? No, sono veramente curioso. Ma non è ovvio che qui dietro c'è una parola invisibile? Oddio. Fallita, eh? Ho fallito. Ho fallito. Obiettivamente, ho fallito. Si va a letto. Vabbè, raga. Sapete come si dice, no? Per ora leggo Akira. Akira a, che punto sei, scusami? Secondo volume, ho appena detto. Secondo ti sta volume. Sta piacendo? E sono molto galvanizzato perché sembra una cosa diversa che non si perde in fronzoli, ma che ha un modo di far comunicare i personaggi molto diverso. Sembra che dicano, va, mi sono rotto il cazzo, ma non so di che cosa. Mm. Qual è? Ma che cosa ti aspetti adesso da questo secondo volume, che è un volume molto importante? Di Akira, seriamente, un volume molto importante? Sì. Guarda, non mi aspetto niente perché comunque ha aperto subito tante informazioni e... Salve! Salve! Buonasera. Perché hai questo vecchio come immagine del... È Volpescu tra qualche anno. Ho capito. Hai un contenzioso con barba scura, con barba calva? For force.
Ma è tornato il tumore. Vabbè, non mi volevi chiedere davvero di Akira, volevi perdere tempo per far entrare questo... No, ti giuro, stavolta non c'entro niente io. Stavolta, giuro, morì. No, era quello che avevo messo con Barba Calva ed è entrato dopo. Ah, è entrato dopo. Va bene, e comunque stavo dicendo che il secondo volume non mi aspetto niente, perché comunque sembra che voglia aprire a tante cose contemporaneamente, quindi semplicemente voglio rivedere Kaneda, voglio vedere... Cosa, ops? È finita qua di nuovo. Ah, guarda. Dai, qui. Qui. È di qua, però, più o meno. Cioè, lo sparo back to back. Ma che cazzo mi sta succedendo? Già dalle 15. Bella per Ciccio, anche se non mi ha mandato le ultime cose dolciarie che ha fatto, eh? Ciccio, non te la devi prendere per le mie battute. Le battute rimangono battute. Mandami Colomba che pubblicizzo volentieri. Manda Pandoro, manda Ovo, manda Ovetto. Non te la prendere. E poi, per come converto io, se ti piglio un po' per il culo... Dai, uguale, per la conversione si può fare, non c'è problema, manda bene. Mi dici dove andiamo? Mi piace come Sabaku in questo momento stia dicendo, sei un coglione. Minchia, Francesco, sei proprio coglione. Dai, ti aiuto, ti sto rompendo tutto. Dove dobbiamo andare? Guidaci verso il segreto. Au. Ti ha fatto male? Non danni, ma mi ha spinto. Fatta la stessa cosa. Comunque scusa se voglio che tu vinca ogni tanto, saggio. In colpa non esistono bianchi, sono trasparenti in colore. Quindi Pier Dario, cominciamo a Non ho detto fare... niente, io Non hai detto niente, hai fatto beh, vedi Pier Chicco. Almeno lui una cosa non la sa, sta zitto. Cioè, il silenzio è d'oro, eh? Tento. Non si tenta, tu vai sulla statistica. Lui è esperto di una materia, mai sentivo parlare di carte, di Pokémon a me? Oppure di... No, non ne parlo, sto zitto. Perché ho consigliato, no, ma ha consigliato non ne di andare da me. Esatto, cioè uno deve andare dagli esperti. Qua. Là. Allora, la Broski... che credo che abbia già un paio d'anni almeno di età, è piccolina, e è una Manabi, e tecnicamente questa quando cresce diviene il dorso, cioè il culo, colore tipo... si chiama pumpkin pie. Comunque prima ti dicevo e hai saltato, con la doppia coppia o il tris gioca anche una quinta carta, così ne cambi una gratis. Sì, però non posso perché adesso c'ho la carta che se gioco meno di 3 carte mi dà più 20, capito? Grazie, l'avevo sentito comunque, grazie piccolo. Se anche non faccio questa cosa che mi avete detto, cosa mi succede a voi? Cosa vi può succedere se io non faccio quello che dite voi nei messaggetti sulla chat del TTS? Cosa potrà mai succedervi? Grazie comunque del consiglio, eh. Ecco il cartone delle uova. Questo credo sia un omaggio dei ragazzi che me l'hanno regalato. Pani entra nei 22, Pani semina il panico, Pani! Pani semina il panico. Pani in fondo! C'è anche Dario che vuole arrivare. Mi è venuto un colpo di tosse, raga, scusate, mi è venuto un colpo... Ma che è successo? Come mai è venuto questo colpo di tosse a me? Litigio qua, eh. Ok, adesso passa il link al Darione che te lo chiede. Bravo Mario, bravo. Ci siamo noi.
Ci siamo. Il link l'hai passato a Darione, è sempre il solito, cose del genere. Puoi fare da lì? Allora, Ale. Darione deve entrare a massacrarmi, no? No, 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 no. Beh, più te, più che altro massacra me che sono venuto qui. Una finzione come film. Ma certo! Ma guarda, io non mi faccio. Mi faccio distruggere volentieri. Dipende da quello che dice. Già ti ho sentito Ale dire content e fatturazione di soldi al mese. Dai, voglio entrare, voglio entrare, voglio entrare! Cioè, tu ti voglio entrare! Voglio entrare, voglio entrare! Content fatturazione! Quello che i giovani devono. Content fatturazione! Content fatturazione! Fatemi entrare, fatemi! Con tutti questi meme associati alla campagna elettorale si risvegliarono anche attivisti di estrema destra. Va bene, ok, però dico a Dario. Quando gioca ai videogames invece di uscire la sera. Come te. Ma Dario. Cazzo ne sai tu. Ma tu che cazzo ne sai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Calmati. Pure io sto molto a casa. Ma c'è bisogno di mettermi allora le mani addosso? Perché prendi le parti di Dario Moccia, quel cazzo di mostro? Perché non le ha fatto niente. Ruba non i soldi e uccide le no. girl. Va bene, divertiti in Champions League. Ah no, non partecipi. Divertiti in Europa League. Ah no, non partecipi. Divertiti in Coppa Italia contro il Benevento. Mi raccomando, dai, che forse almeno quella riuscite a portarvela a casa. Quanto è lungo il tuo pipo? Il mio pipo è 17 centimetri più o meno. No, 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 non è così che si sposa qualcuno! Ha fatto il record. Dai ragazzi, è brutta brutta questa, mi sa, eh? Le prime due settimane di allenamento sono le peggiori, ci sono passato anch'io. E poi mi tocca vedere Sara vestita da tifa. Prepariamoci allo scontro. Sara, non lo fare più. Non le fare quelle cose. Non, sì, vabbè, buona quanto vi pare, non me ne frega nulla. È una mia amica, non mi interessa. Ma combattiamo. Final Fantasy. No! Dall'altra parte. Urco di... Sono usciti i pantaloni? Sono disponibili questi bellissimi, meravigliosi pantaloni modello Giuditta. Tac, guardate questa incredibile fantasia di nuvole scelta personalmente dalla sottoscritta. Proprio io, eh? Potrete fare gli swaghini, andare in giro con le mani nelle tasche, proprio, uè, bro. E ce li hai? 2€ per il biglietto del treno, no? Non si fa. Questi pantaloni attillati, scuri, bellissimi, gambe incredibili.